Salve a tutti, qui il vostro Santin Chan, mi incontro nel vivaio, sono uscito di casa, oggi è domenica, a fare una passeggiata. E adesso sto vedendo delle piante. È molto grande. Soprattutto qua c'è una bella fontana. Questa mattina ho avuto delle tribolazioni con il mio cellulare col quale mi sto filmando, ossia con questo cellulare, perché è quello che gli ho regalato per Natale a mia madre, il Nokia Asha 302, perché gli si sporca subito lo schermo e poi se non lo pulisci bene si producono dei graffi, cioè c'è un vetro, un plastico più sensibile del Galaxy Young 5360 e quello mi preoccupa, però per fortuna che sono dei graffi molto superficiali. Qua vediamo tutte le varietà di piante. Vedevo fare un tutorial sul cellulare. Io ieri ho fatto due filmati, quest'ultima settimana ne ho fatti tanti delle mie esteriorizzazioni sul Festival di Sanremo. Spero che vi siano piaciuti. So di avere un pubblico che mi segue sempre, che sono miei ammiratori e seguaci. Li ringrazio di seguirmi. Più avanti farò dei video migliori, come li ho fatti in un primo tempo. Lo so che adesso sono un po' scesi in qualità. Mi scuso perché non ho potuto seguire col ritmo della mia produzione abituale. Però è così. Devo dedicargli più tempo. Con la filmatrice, la Everio che ho, e si fanno meglio i video che invece farli con il cellulare o col tablet. Comunque vorrei fare un video circa le attualizzazioni dei cellulari. Gli ho messo la protezione a questo Asha 302 e sembra che è quella che attira terra, il plastico. Vabbè, devo fare un video sulle attualizzazioni dei cellulari, perché in pratica Android, a quelli che abbiamo un Galaxy Young 5360, ci ha piantato in asso. E io da molto che c'ho, da un anno che c'ho il Galaxy Young 5360, e in pratica c'ho ancora il Gingerbread 2.3.6, ancora non arriva un 2.3.7, e con questo cellulare, il Nokia Asha 302, ancora sto alla 1478, una cosa così. E io so che ci sono state due attualizzazioni, la 1490 passa e la 15.9. E quando si può attualizzare il cellulare? E quindi anche sono un po' incazzato con la Nokia, perché l'Asha 302 ancora non mi si attualizza e io so che in circolazione ci sono molte attualizzazioni. Guardate la lista delle piante che ci hanno qua in questo vivaio. E quindi dicevo, vediamo un po' di piantini, e quindi dicevo, sono molto incavolato per questo fatto che non ci sono attualizzazioni per il cellulare. Vabbè, oggi
Ho passeggiato la mattina, come potete vedere sto passeggiando nel vivaio. Non è stato un giorno di stare chiusi in casa, anche perché è un giorno di sole. Non fa molto caldo, anche se è estate, fanno 23 gradi, però ne valsa la pena di uscire di casa. E quindi, non so, ogni tanto bisogna uscire di casa per darci un taglio. Poi ci rincontriamo di nuovo con la statua. Beh, come dire, è tutto molto bello, molto divertente, sempre meglio della monotonia. Ogni tanto rompere con la routine, andare in un posto differente. Già ho caricato dei video facendo la spesa, quindi non ne ho fatti altri, perché sarebbe anche quello una monotonia, una routine. Adesso ritorno dentro, quindi vi saluto, ciao, alla prossima, il vostro Sant'Enciano. Ecco, adesso ci troviamo nell'interno, diamo un giro? Va bene, ho capito che volete guardare. Va bene. Ecco qua, è un interno molto grande. Qua c'è un ponte zen, come potete vedere, tutto arredo per giardino. Vabbè, poi voi vedrete le cose via via che le passiamo, perché mi filmo io. Qua c'è un altro ponte, non so se poi viene, sì, viene dietro di me il ponte. E qua questo è tutto l'ambiente interno qua ci sono i vasi, quanta plastica che distrugge la natura per salvare le piante che sono della natura. Vabbè, anche io preferisco i vasi di coccio, perché non si brucia petrolio per fabbricarli e poi non vanno, cioè ritornano alla terra, però costano. La gente lo sa, allora ecco, meglio i vasi di coccio a quelli di plastico. Se ti dicono sei di coccio, tu digli sono ecologico. E poi rispondigli sei di gomma. Cioè, il coccio è tosto, ma la gomma rimbalza. Vogliamo vedere la serra? Vabbè, andiamo a vedere la serra. La serra, che c'è di speciale? Un altro Buddha. Un monolite con acqua. Simbolo del monismo. Boh. Sembra quel monolite di 2001 Odissea nello spazio. Proprio si vede che sto vacante oggi. Qua ho costruito. Oggi sto vacante. In tutti i sensi, qua non si può passare. Il corridoio centrale, piante, pianta là, tutte piante, tutte pianta di qua, pianta di là, pianta là. Ah, ci siamo fatti questa passeggiata fra i piantini, gli arbusti, un'umidità pazzesca, che poi oggi fa caldo,
e quindi non so. Di nuovo il Buddha di prima con acqua. Vabbè, usciamo qua. Bonsai. Ah, qua ci sono i bonsai. Bel Buddha con acqua. I bonsai. Bonsai, non lo sai? Beh, qua di dove andiamo? Andiamo da questa parte. Beh, vi lascio. Ciao. La cascata. Una cascata gigante. Anche lì. Un altro Buddha. Come dire, adesso ci avviciniamo, in un angolo che sembra delle statue. Imitazioni ad antichità greche. Beh. E qua ci sono le griglie. Ciao. Con questo penso che sia tutto oggi. Bene, adesso vi porto a guardare niente di meno che dei pesci. Eh sì, perché in questo vivaio c'hanno le carpe. Sono anche dei bambini che piangono ogni tanto. Non so perché, è tipico di questo vivaio. Però qua inizia. E qua, ecco, ci sono le carpe. Guardate che belle carpe. Come disse il saggio, carpe diem. Ecco, queste dovrebbero essere delle carpe orientali. Orientatevi voi. Belle, no? Io, già anni fa, mi sembra nel 2010, le ho filmate. Certo, non devono essere state queste, ma c'ho nel mio canale di YouTube, Santen Chan, un video, le carpe, che già l'hanno visto molte persone. Ecco. Adesso vi svelo il segreto di dove le ho filmate. Le ho filmate in questo vivaio. Se vi piace il video, per favore mettete mi piace, diffondetelo, ma soprattutto fate clic nei banner pubblicitari. Io, come forse molti di voi, sono disoccupato. Sin dai 12 anni avrei voluto essere scrittore. Non ho trovato nessuno disposto a pubblicarmi. Se farete clic nei banner pubblicitari dei video che vi piacciono, contribuirete a che io possa cambiare il mio parco tecnologico. Quindi mi raccomando, aiutatemi a cambiare il mio parco tecnologico mettendo mi piace. Nei video miei che vi piacciono. E mi raccomando, arrivederci a tutti e alla prossima. Ciao Travaglio, Marco Travaglio, ciao! Adesso usciamo e andiamo a casa, ovviamente. Il parcheggio? Ciao! La strada, infine. Ah. La passeggiata di oggi
arriva a termine. Beh, la passeggiata di oggi arriva a termine. Beh, non filmerò il viaggio di ritorno in macchina. Ciao.